voi ricorderà una curiosa scena di un film di James Bond. Un cattivo con la pistola entra nella macchina di James Bond e si siede nel sedile accanto. Quindi ormai per l'agente 007 la sorte sembra segnata. Ma toccando un piccolo bottone, il cattivo con la pistola viene letteralmente catapultato fuori dal tetto, insieme al suo seggiolino, e sparisce in lontananza. Questi congegni che catapultano fuori i passeggeri e il seggiolino esistono davvero, non nelle auto, ma in certi aerei, nei caccia militari, e sono destinati a salvare gli occupanti in caso di emergenza. Sotto i seggiolini si trova una vera e propria carica esplosiva che in una frazione di secondo spara fuori i piloti come palle da cannone. È un'uscita traumatica, ma che può risolvere situazioni in cui l'alternativa sarebbe quella di schiantarsi al suolo con l'aereo. La tecnologia di questi seggiolini eiettabili è stata sempre più perfezionata in questi ultimi tempi e Lorenzo Pinna ce ne parla ora in questo servizio proponendoci delle immagini veramente insolite. Vediamole. Scendere in corsa da un bolide lanciato a oltre 1000 km/h non è un'impresa semplice. Eppure è l'unica scelta possibile per i piloti militari quando i loro jet non sono più in grado di volare. Ovviamente non è possibile aprire il tettuccio trasparente e lanciarsi con il paracadute. A quelle velocità il corpo del pilota finirebbe contro la coda o risucchiato dal motore. Il solo modo di uscire è con il seggiolino eiettabile. Inventato più di 50 anni fa, questo straordinario congegno ha salvato la vita a migliaia di piloti e in tutti questi anni si è perfezionato costantemente. Ecco alcuni lanci all'ultimo momento. Vedete quella scia che questo jet, un F-14, sta lasciando? È il liquido del sistema idraulico. Il velivolo è ormai ingovernabile. Ed ecco i piloti che si lanciano. Un decollo quasi in verticale per provare la massima velocità di ascesa. Risultato? Uno stallo irrecuperabile. I due piloti abbandonano l'aereo impazzito. Il confine tra la vita e la morte è questione di pochi decimi di secondo. Come in questo decollo fallito da una portaerei, il jet si inabissa ma i piloti sono ormai in salvo appesi ai loro paracadute. Come funzionano i seggiolini eiettabili? Eccone uno. La maniglia gialla serve per lanciare il seggiolino. Nella parte posteriore si può intravedere una canna celeste. Lì dentro avviene la prima esplosione controllata che produce gas ad alta temperatura. L'espansione rapidissima di quei gas fa sollevare uno stantuffo cui è attaccato il seggiolino. Così il pilota esce dalla carlinga. È in questo momento, cioè quando arriva lo schiaffo violentissimo dell'aria a oltre 1000 km/h, che si accendono i razzi e il seggiolino viene allontanato dall'aereo. Subito dopo si apre un primo piccolo paracadute. È contenuto dietro questo coperchio. Serve come un freno e quando la velocità si è ridotta, si stacca. Adesso può aprirsi il paracadute principale, che sfila il pilota dal seggiolino e lo porta a terra dolcemente. Il seggiolino a questo punto precipita al suolo, ma in questi test lo vediamo attaccato a un paracadute, poiché verrà riutilizzato per altre prove. Tutta la sequenza, da quando è stata tirata la maniglia all'apertura del paracadute principale, è durata meno di 3 secondi. Eccola in un test in tempo reale. Le cose non sono così semplici come questi test impeccabilmente riusciti sembrano mostrare. Innanzitutto, non sempre il pilota può mantenere l'aereo nell'assetto più favorevole. Il lancio può avvenire mentre vola al rovescio o è inclinato di lato. Funziona ancora il seggiolino in questi casi? E cosa ancora più importante, le sollecitazioni cui viene sottoposto il pilota in queste situazioni estreme sono letali? Durante il lancio del seggiolino, il pilota può essere sottoposto fino a 10 volte la forza di gravità e quando prende la sferzata d'aria in tutto il corpo si arriva fino a 35 G, 35 volte la forza di gravità. In 3 secondi poi, la frenata del paracadute più piccolo lo porta da oltre 1000 km/h a 200-300 km/h. Sono sollecitazioni micidiali che possono provocare gravi danni al collo e alla spina dorsale. Per valutare queste forze, i test dei nuovi seggiolini eiettabili vengono condotti su manichini riempiti di sensori.
Questo riproduce una donna pilota, come ce ne sono già molte nell'aviazione militare statunitense. Poiché di solito le donne pesano di meno, vengono lanciate con maggior forza dalle catapulte e dai razzi dei seggiolini, con il risultato di prendersi ancora più G dei colleghi maschi più pesanti. Il manichino contiene sensori che misurano gli sforzi in varie parti del corpo. Da questi studi, l'aviazione statunitense deciderà se modificare i seggiolini per i piloti che pesino meno di 60-65 kg. I costruttori di seggiolini eiettabili, i più importanti si trovano in Inghilterra, negli Stati Uniti e in Russia, stanno progettando nuove soluzioni per rendere più sicuri i lanci anche da aerei in posizioni bizzarre. Qui siamo alla McDonnell Douglas, dove è allo studio un seggiolino detto di quarta generazione. Lo vediamo in una simulazione al computer e in un modellino in scala ridotta utilizzato nella galleria del vento. Questo nuovo seggiolino avrà delle speciali reti per bloccare le braccia e le gambe del pilota in modo che non vengano colpite dalla sferzata d'aria iniziale. Molto più complesso è il sistema per far ritrovare al seggiolino il giusto assetto, anche se il lancio è avvenuto da un aereo in volo rovesciato o fortemente inclinato. Invece di un solo razzo, come nei seggiolini attuali, quello nuovo ne avrà quattro e verranno azionati da un computer per raggiungere la posizione adatta all'apertura dei paracadute ed evitare inutili sollecitazioni al corpo del pilota. Vediamo in queste simulazioni il funzionamento. Il lancio da un aereo rovesciato. Questo è invece l'ultimo seggiolino eiettabile della Martin Baker, indiscutibilmente il marchio più popolare fra i piloti militari, in una prova dal vero con un lancio in volo rovescio. Un'altra prova, sempre nel poligono di collaudo della Martin Baker. Il seggiolino parte da una carlinga ferma. Infatti, questi dispositivi devono salvare il pilota anche a quota zero e velocità zero. Ed ecco invece una famosa impresa del seggiolino russo. Siamo a Parigi, alla fiera aeronautica del 1989. Un modernissimo caccia, il Sukhoi 29, si esibisce a bassissima quota nella figura acrobatica del Cobra. Un uccello finisce nei motori del caccia. Un attimo. E il pilota si salva. In Italia, tutti i seggiolini per i caccia dell'aeronautica militare vengono costruiti qui, in una ditta vicino a Latina, su licenza inglese. Ed è grazie a questo sistema di emergenza che più di 180 piloti militari italiani si sono salvati la vita. Lorenzo Pina, quindi praticamente ormai ci sono molti piloti che si sono trovati in questa situazione. Sì, perché questo congegno ormai è montato sugli aerei dagli anni, fine anni 50, e quindi ormai si sono lanciati piloti della guerra del Vietnam, quelli della guerra del Golfo e poi tutte le esercitazioni dove inevitabilmente ogni tanto avvengono incidenti. Senti, mi dicevi che tu hai parlato di piloti con degli istruttori che ti dicono che c'è un cosiddetto effetto marsupio al momento del lancio, che cosa vuol dire? Sì, c'è una resistenza del pilota, nonostante sia su un aereo che sta precipitando, che è in difficoltà, ad abbandonarlo, perché si sente protetto dall'abitacolo, dalla carlinga. Anche se sta precipitando. Anche se sta precipitando. E quindi c'è questa resistenza a tirare la famosa maniglia gialla. E quindi bisogna prendere in qualche secondo una decisione. Ma la decisione è presa solo per sé o per due, quando l'equipaggio è formato da due? No, la decisione viene sempre presa dal pilota che tira la maniglia e si innesca la sequenza. Prima esce quello dietro e poi esce il pilota. Quindi è una responsabilità doppia.